i 10 personaggi più sfigati dei cartoni. Di Curiosamente. Chi non ha amato i personaggi dei cartoni animati? A ognuno il suo tempo e il suo preferito, ma sfido chiunque a non parteggiare per questi tipetti di cui vi parlerò tra poco. Un po' sfigati, eterni insoddisfatti, ma che a modo loro hanno conquistato i nostri cuori. Partiamo col primo della lista, che forse è anche il più sfortunato di tutti. Willy il coyote. Willy è il coyote più famoso della storia. Nasce dalla penna di Chuck Jones e Michael Maltese per la Warner Bros. Nel lontano 1949. Willy è una specie di cane selvatico. Ha un aspetto scheletrico e grandi occhi gialli. Cammina su due zampe, con l'aria di chi non dorme mai, perché ha un pensiero fisso che lo affligge. Il suo pensiero è Bip Bip, ovvero Roadrunner, che corre veloce su e giù per le strade della Monument Valley, lo scenario delle loro disavventure. Willy prova con ogni mezzo a catturare Bip Bip: dinamite, strumenti di alta tecnologia, razzi. Qualunque cosa tenti è destinato a fallire, ma peggio, gli si ritorce contro e deve subire la derisione del Roadrunner, che solo allora si ferma e lo schernisce con il suo bip bip. Gatto Silvestro. Questo simpatico gattone, nero e bianco, col naso rosso, è stato creato nel 1945 per la Looney Tunes. L'obiettivo di Silvestro è catturare e mangiare la povera Titti, una canarina gialla dalla vocina dolce, che è solita pronunciare «Oh oh, mi è sembrato di vedere un gatto!» che se ne sta comoda in una gabbietta o svolazza un po' per il salotto. Sono entrambi gli animali domestici di una vecchietta che si vede poco, ma puntualmente appare in aiuto di Titti prendendo ombrellate Silvestro. Oltre alla nonnina, in soccorso di Titti arriva spesso Ettore, un cane bulldog non troppo intelligente. Ma l'astuta Titti sa come aiutarlo e alla fine anche lui malmena Silvestro, che nonostante gli sforzi non riuscirà mai a prendere l'uccellino. Quattr'occhi. Nella comunità dei puffi troviamo Quattr'occhi. Già dal nome si capisce che il suo tratto distintivo sono questi grandi occhialoni neri, senza i quali non vede un cecio. È saccente e pensa di saperne una più di tutti, tranne Grande Puffo, il capo del villaggio, a cui però vorrebbe fare le scarpe. Dopo aver elargito i suoi consigli, pronuncia spesso e volentieri la frase «che è meglio», salvo poi essere cacciato dal villaggio dal malcapitato Puffo di turno, finendo per dare testate alle pietre e prendendosi pure delle martellate in testa. È però un buono, come tutti i puffi, e le sue azioni sono per lo più delle volte rivolte ad aiutare gli altri. Purtroppo però creano più danni che benefici. Sindaco Anninger, della Paw Patrol. Il sindaco Anninger compare nella serie animata Paw Patrol, un cartone canadese dedicato ad una squadra di 7 cuccioli di cane, capitanati da Ryder, un bambino di 10 anni. La Paw Patrol vive nella cittadina di Adventure Bay, un posto tranquillo in mezzo alle colline, con un sindaco un po' svampito, Goodway, una signora che ama la sua città, ma troppo spesso si lascia prendere dal panico e allora chiama in soccorso la Paw Patrol. Anninger è invece sindaco della cittadina confinante, Foggy Bottom, ed è il più grande rivale e nemico della Paw Patrol. Con i suoi 6 gattini, che compongono la squadra Gattastrofe, tenta in ogni modo di sabotarne le missioni. Al povero Anninger, però, non ne va una per il verso giusto e finisce spesso vittima delle sue stesse malefatte e costretto a farsi salvare dalle situazioni più scomode, proprio da quelli che considera suoi rivali, la Paw Patrol. Diciamo che nella maggior parte delle puntate si vede il sindaco bloccato su qualche albero senza possibilità di scendere, intrappolato su qualche velivolo, in mutande, sott'acqua, e sempre a causa delle sue cattive azioni. Milhouse dei Simpson. I Simpson sono una fortunata sitcom animata nata nel 1987. Narra le vicissitudini di una tipica famiglia media americana e dei suoi 3 figli. Milhouse
è il miglior amico di Bart Simpson e rappresenta il classico nerd, amante dei videogiochi, occhialoni spessi, timido e silenzioso. Viene bullizzato pure da Bart stesso, eppure è incapace di reagire. È innamorato di Lisa, la sorella di Bart, ma non riesce a dichiararsi. Ha una voce stridula e fastidiosa, interviene a sproposito e spesso non capisce le battute. A me ispira tanta tenerezza. Sono certa che crescendo avrà la sua rivincita. L'ispettore Zenigata. Ammetto che ho un debole per l'ispettore Zenigata, antagonista numero uno di Arsenio Lupin III, una serie manga giapponese. Zenigata è ispettore capo della polizia. È un uomo fiero e serio, ma anche capace di emozionarsi. Ha intuito e coraggio e riesce a catturare molti criminali. Ma con Lupin è un'altra storia. Spesso è sfortunato e forse per l'ansia di coronare il suo sogno di arrestare il ladro più furbo, diventa goffo e puntualmente manca l'obiettivo. O Lupin si libera delle manette e fugge. C'è rispetto reciproco tra questi due personaggi, che si aiutano quando possono. Per esempio Lupin gli consegna sul piatto d'argento altri criminali, mentre Zenigata avvisa Lupin quando le forze armate stanno per arrestarlo o è in pericolo di vita. Questo parrebbe un controsenso, ma il fatto è che Zenigata ha bisogno di arrestare in prima persona Lupin per compiere il suo dovere. È per lui una ragione di vita. Scooby-Doo! Scooby-Doo nasce nel 1969, prodotto da Hanna e Barbera. È entrato nel Guinness dei primati per essere la serie televisiva animata con il maggior numero di episodi, record che successivamente gli è stato soffiato dai Simpson. Scooby-Doo è un cane alano parlante, ha un carattere docile ed è il miglior amico di Shaggy, uno dei quattro ragazzi che costituiscono la Misteri Affini. Tutti e cinque vanno in giro per il mondo con un furgone per risolvere misteri soprannaturali e storie di fantasmi. La maggior parte delle volte Scooby-Doo e Shaggy se la fanno sotto dalla paura, si lasciano distrarre da eventuale cibo presente, si nascondono quando la situazione si fa dura, ma spesso per caso riescono a trovare gli indizi che alla fine permettono di risolvere i casi. Tom e Jerry. Tom e Jerry è una serie di cortometraggi d'animazione nata nel 1940 da Hanna e Barbera. Abbiamo a che fare con la classica rivalità tra gatto e topo. Questi due personaggi se le danno di santa ragione, senza esclusione di colpi, utilizzando ogni mezzo. Sono entrambi piuttosto violenti, anche se è Tom quello che ne esce sempre più acciaccato. Fondamentalmente sembrano due vecchi amici che si fanno i dispetti. Famosi a livello mondiale, questa serie è riuscita a vincere ben 7 Oscar come miglior cortometraggio d'animazione. Devo dire che non saprei scegliere quale dei due preferisco, se il gatto o il topo, ma l'uno non sarebbe nulla senza l'altro. Paperino. Al secolo Donald Duck è il più anziano dei nostri cartoni sfortunati. È nato nel 1934 e compie quest'anno 88 anni. Paperino è un'oca che si contraddistingue per la sua voce nasale e impossibile da capire. È fidanzato con Paperina e si occupa dei tre nipoti intelligentissimi, qui, qua e qua. È disoccupato e non sembra abbia mai voglia di impegnarsi in ciò che fa. Ha un caratterino davvero particolare. Si arrabbia facilmente ed è perseguitato dalla sfortuna. Ogni volta che intraprende qualche azione, finisce per avere dei problemi e questo lo porta ad arrabbiarsi ancora di più. È sempre assalito dai creditori e si ritrova spesso a dover implorare il ricchissimo zio Paperon de Paperoni affinché lo aiuti. In cambio dovrà lucidare centinaia di monete del cavò dello zio. Alla fine, nonostante la sua inettitudine, si toglie dai guai per il rotto della cuffia. Dick Dastardly. Il cattivo sotto tutti i punti di vista e con tutte le caratteristiche del perfido personaggio che cerca di avvantaggiarsi con mille scorrettezze.
Purtroppo per lui è più sfortunato che Gramo e i suoi trucchetti gli si rigirano spesso contro. Ma andiamo per ordine. Dick Dastardly è il protagonista di due serie animate dell'Hanna e Barbera, Walkie Race e Lo Squadrone Avvoltoi, dove il nostro cattivo è sempre accompagnato dal suo non proprio fido cane Muttley. Nella serie Walkie Race, Dastardly e Muttley gareggiano con la loro auto numero 00, cercando di vincere bucando le gomme agli avversari o truccando il motore. 1001 stratagemmi che però gli si ritorcono contro a causa della loro inettitudine e della sfortuna, facendoli arrivare ultimi e spesso dopo molte ore dalla fine della gara. Oltre al danno, Dastardly si trova anche a dover patire la beffarda risatina sarcastica di Muttley, che in un modo o nell'altro scampa le disgrazie del suo padrone. Ma le sfortune si ripetono, con esiti forse peggiori, nella serie Lo Squadrone Avvoltoi, dove la coppia è assistita da altri due personaggi strampalati. Zilli, un pauroso aviatore che tende a nascondersi nel suo cappotto come una tartaruga nel guscio, e Clank, il costruttore delle macchine volanti, utilizzate dalla squadra per portare a termine la loro missione, che si esprime in un modo buffissimo, con smorfie e movimenti spasmodici del volto. La missione dei nostri aviatori consiste nell'acchiappare il piccione viaggiatore Yankee Doodle, il vero e proprio tormento dello squadrone. Dastardly le prova veramente tutte, ma finisce spesso col trovarsi schiacciato a fisarmonica dalle sue stesse invenzioni, oppure a precipitare nel vuoto insieme al resto della squadra.